Roberto Di Pardo, i mesi trascorrono dall'elezione al Consiglio regionale, è stato approvato un bilancio e ora si tenta di mettere mano anche a quella che è veramente la questione fondamentale per i cittadini molisani, la sanità. C'è stata una discussione nell'ultimo Consiglio regionale rispetto alle proposte contenute nella bozza di piano operativo sulla quale è intervenuto. Quali punti cardine, a suo parere? Il nuovo piano operativo sanitario sicuramente presenta delle lacune se lo si guarda da un punto di vista dei servizi che i cittadini si aspettano, però poi dobbiamo tener conto che quel piano operativo sanitario viene scritto in base a un dettame normativo, risponde pienamente a quel dettame normativo che è il DM 70-2015 Balduzzi, che determina quelli che sono gli standard ospedalieri. Io ho portato un esempio in consiglio nel corso del mio intervento. Chiunque di noi, qualsiasi cittadino, fosse stato nominato commissario ad acta alla sanità, il piano che avrebbe potuto scrivere era quello, non c'era altro da poter scrivere, perché si è commissari ad acta indicati dal governo per ragionare in sostituzione del governo nel rispetto di una norma esistente. Quindi se non capiamo di cancellare o modificare quella norma rispetto a quello che è il Molise, il numero degli abitanti che abbiamo nel Molise, siamo costretti a subire un piano operativo sanitario che non soddisfa le esigenze dei molisani. Da questo punto di vista, quindi, cosa la Regione può fare, cosa l'impulso di questo nuovo governo regionale assieme all'ASREM e chiaramente in sinergia con il governo nazionale e la struttura commissariale, altrimenti non si va da nessuna parte, per dare risposte concrete e comunque quell'inversione di tendenza che tutti si attendono, anche perché il centrodestra ha visto riconfermata fiducia alla parte politica nonostante l'eredità su questo argomento e non solo. Io penso che i molisani siano intelligenti e sanno che quello che dicevo prima risponde sostanzialmente al vero. Che cosa possono fare oggi? Che cosa si può fare oggi? Oggi il Consiglio regionale può fare ben poco se non in sinergia con il governo nazionale, che è quello che dicevo appunto di cambiare la Balduzzi. Balduzzi presentata nel 2015 da un governo PD, non ce lo scordiamo, oggi da quella parte politica si levano le grida contro un piano operativo sanitario che deve essere migliore. Il piano operativo sanitario oggi è già fuori legge, prevede l'emodinamica a Termoli e l'accorpamento dell'emodinamica di Isernia a Campobasso. Noi in Consiglio regionale abbiamo fatto un punto all'ordine del giorno per lasciare l'emodinamica a Isernia, ma va contro il DM Balduzzi, perché in Molise non potrebbe esserci un ospedale in quanto non siamo 600.000 abitanti, questo dice la legge. Quindi che cosa possiamo fare noi? Cambiare il DM Balduzzi in sinergia con il governo nazionale. L'onorevole Della Porta e soprattutto lui insieme all'onorevole senatore Della Porta, insieme all'onorevole Elisabetta Lancellotta, stanno lavorando su questo. Non perché Lotito e Cesa non lo stiano facendo, però è chiaro, l'interlocuzione noi sul posto ce l'abbiamo principalmente con chi vive in questa regione. Noi da sindaci abbiamo fatto la stessa cosa, chiedendolo ai parlamentari 2018 e 2023, Ortis Testamento, Di Marzio, Federico. Siamo stati ricevuti anche a Roma da una delegazione parlamentare che doveva farci parlare con il ministro Speranza. Non solo non abbiamo parlato con Speranza, ma non abbiamo parlato nemmeno con i responsabili di Ageas all'epoca, ma parlammo con i sottoposti. E quando siamo usciti davanti al ministero abbiamo trovato l'onorevole Ortis che era legato con le catene per farsi ricevere dall'allora ministro Roberto Speranza. Noi chiedevamo nel 2018, nel 2019 chiedevamo il cambio della Balduzzi e lo chiediamo oggi. Oggi siamo speranzosi che ciò possa accadere per l'interlocuzione che si ha col governo centrale. Come il famigerato decreto Molise, me lo lasci dire anche se non me l'ha chiesto, si aspettavano forse una norma che portasse questo nome. Per me il decreto Molise significa dare dei fondi straordinari a fondo perduto a questa regione. E questo governo l'ha fatto, cioè nascondere anche o negare anche l'evidenza. Noi abbiamo ricevuto un contributo di 40 milioni a settembre su un collegato alla finanziaria e a dicembre abbiamo ricevuto 20 milioni per 10 anni, sono 240 milioni di euro, che è cospicuo, il finanziamento più cospicuo senza essere collegato a nessuna misura che abbia mai ricevuto una regione in Italia. Per
prima di noi il decreto Calabria concedeva alla Calabria 60 milioni di euro. La domanda ci sarebbe stata dopo, però me l'ha anticipata quella sul decreto Molise, quindi nessun bluff come ha tuonato Gravina. Ma, nessun bluff, le carte cantano, i 40 milioni tra l'altro promessi a settembre sono arrivati già a dicembre nelle casse regionali, quindi parliamo di atti. Io dico che quando la controparte politica fa qualcosa di negativo va portato in piazza, sulla stampa, va portato a conoscenza della collettività. Quando si fanno cose positive, io non dico che gli debba dire bravo, ma quantomeno non dire, negare l'evidenza o dire addirittura il contrario. Quando si uscirà dal gioco delle parti e si potrà dialogare tra anche coalizioni contrapposte nei ruoli di maggioranza e opposizione, a prescindere chi governi il centrodestra e il centrosinistra, per il reale bene della collettività? Sicuramente non in questa legislatura. In questa legislatura abbiamo delle cose che sono fantastiche. Noi ci siamo trovati a presentare un ordine del giorno che prevedeva l'emodinamica a Termoli, l'emodinamica Isernia, la richiesta al governo di maggiori fondi per la sanità molisana, una radiologia interventistica per l'ictus emorragico su Campobasso. Addirittura non siamo sentiti da rispondere da uno dei consiglieri, credo Massimo Romano, diceva qui addirittura parliamo di trombectomia meccanica. Sì, lo diceva il post, quindi uno si documenta e usa quella terminologia. La trombectomia meccanica non è altro che intervenire nell'ictus emorragico tipo la coronografia con lo stent, è la stessa cosa, ma non è che bisogna essere necessariamente dei tecnici, noi siamo politici e diamo l'atto di indirizzo. Perché non sono fiducioso? Romano contesta, il consigliere Romano contesta il piano operativo sanitario che abbiamo approvato perché è in linea con quello di Frattura 2015-2018. Frattura, Fanelli, PD contestano il piano operativo sanitario perché non in linea con quello del 2015-2018, cioè anche le minoranze contestano, le due minoranze contestano il piano operativo sanitario per due motivi contrapposti, e pensare che queste minoranze di oggi si erano candidati per governare insieme questa regione. Quindi io nel mio post su Facebook ho scritto esattamente questo, meno male che non hanno vinto se hanno questa chiarezza nelle cose da fare. Mentre lei invece ha padronanza tecnica, perché viene anche dal mondo come tecnico radiologo, e anche se poi ha fatto altro nella vita, oltre l'amministratore pubblico, ma questa regione in prospettiva può davvero resistere? Questa regione in prospettiva deve resistere, deve necessariamente resistere. Quando io sento che dobbiamo essere accorpati all'Abruzzo, io penso che questa sia una sconfitta di tutti. Certo che deve essere governata meglio questa regione. Bisogna iniziare a, io dico, lo dicevo già da qualche anno quando mi sono insediato come presidente del consorzio, noi viviamo una delle ultime stagioni che ci può permettere di rilanciare o di lanciare questo Molise. Oggi abbiamo il PNRR, abbiamo la fortuna di essere in zona ZES, in obiettivo 1, fondi ce ne sono, ci vogliono le buone idee per spendere questi soldi per migliorare e infrastrutturare la nostra regione, non per sperperare fondi pubblici. Io ho contestato per esempio quello del CIS di Conte, perché dovevamo agire su strutture che avrebbero incentivato il turismo, e oggi ci ritroviamo a fare con quei soldi canaloni, fogni, qualche muro e qualche chiesa, in paesi di 100 abitanti che non devono essere abbandonati a se stessi, ma non sono quelli il volano del turismo. Io devo investire su Termoli, devo investire su Campitello Matese, devo essere bravo a collegare la costa alla montagna per poter valorizzare poi anche quei paesi piccoli di 100 abitanti che si trovano lungo questo tragitto. Non ha senso valorizzare il piccolo paese e lasciare Termoli a se stesso o continuare a spendere inutilmente e senza senso dei soldi sulla montagna che non portano nulla se non spesi con cognizione di causa. Noi abbiamo la fortuna che da Termoli, in mezzo all'acqua, arriviamo a 2000 metri di Campitello Matese in un'ora di macchina. Dobbiamo creare un collegamento forte tra questi due poli turistici e attrattivi, passando per Capracotta, per Agnone, che sono la ricchezza, hanno dei percorsi enogastronomici che sono fantastici, ma se non permettiamo alla gente di raggiungerli dalla A14, dalla Statale 16, in 20 minuti, in mezz'ora, la gente non ci va in questi posti. Ci andiamo noi la domenica, ma non si vive di quel turismo.
toccate fuga, si vive di turismo diverso, quello che già c'è a Terno, di fatte di settimane di soggiorno. Lo dice una persona che è stata amministratore delegato, è stata, nel senso, ora parliamo di politica, di un'azienda d'eccellenza meccanica, anche presidente del COSIP, quindi l'industria non può essere un volano? L'industria deve essere un volano, come deve essere un volano anche le fonti rinnovabili, che spesso vediamo come demoni in questa regione. Noi siamo quelli che non vogliamo l'autonomia differenziata e protestiamo contro l'autonomia differenziata, ma dopo 30 minuti protestiamo contro l'eolico, contro un campo fotovoltaico, perché diciamo che siamo indipendenti da un punto di vista energetico. Delle due o l'una. Se vogliamo l'autonomia differenziata, allora diciamo che quello è un settore che ci curiamo noi, siamo indipendenti. Quella corrente in eccedenza che viene prodotta probabilmente la spediremo a Bologna, al Sant'Orsola, e al Sant'Orsola ci andiamo a curare tutti, la spediremo all'Università Politecnico di Torino, dove formiamo i nostri giovani, e dobbiamo dare ai nostri giovani la forza, la potenzialità di poter scegliere se stare in questo territorio o di vivere in un altro territorio, e non l'obbligo di emigrare. Quindi sì, le industrie, l'ITT è un esempio, la CC che sta nascendo, convertendo quello che è la vecchia Fiat, quindi con i motori endotermici che andranno a sparire, creerà opportunità di lavoro e creerà indotto. Ci sono degli imprenditori splendidi in questa zona di Termoli, e la stessa cosa sta accadendo nella zona di Pozzilli. Dobbiamo essere attrattivi con quelle misure di cui parlavamo prima, zona ZES e obiettivo 1. E sta alla politica essere brava a intercettare questi nuovi investimenti. Io dico, cerchiamo anche di mantenere quelli che abbiamo. Lo dirò anche in consiglio regionale. Veniamo attaccati spesso dalle minoranze per non creare posti di lavoro. Governiamo questa regione da 7 mesi. Ma uno dei potenziali investimenti più grandi che poteva ricevere questa zona, che è stato l'ampliamento della Momenti, che poi è stato fatto in una città, attenzione, tedesca, ma non al centro della città o nella prima periferia, quindi non parliamo di industria chimica, ma non significa chimica per forza necessariamente pericolosa, che ha perso Termoli, e questa è la zona di Molise, ha perso 200 posti di lavoro, o comunque non ha visto nascere nuovi posti di lavoro. Abbiamo fatto ricorso col Codacons, che tra l'altro è Codacons perse, ma la Momenti all'epoca non volle aspettare il TAR, e quindi decise comunque di fare l'investimento altra parte, e chi contesta oggi questo era l'avvocato del Codacons, Massimo Romano. E noi ci troviamo in questa, quando parliamo di separazione delle carriere tra magistratura, ecco, io non dico che chi è avvocato non deve fare il politico, o in questo caso qualcuno potrebbe dire il metalmeccanico, il radiologo non deve fare, però laddove c'è una piccola conflittualità, e qui ce la vedo, che non è nemmeno piccola, tu mi contesti oggi che io non faccio atterrare nuove aziende o non creo posti di lavoro, e tu col Codacons hai fatto scappare 200 posti di lavoro. Ragazzi, mettiamoci d'accordo, spesso in consiglio regionale mi sembra che qualcuno voglia giocare. Io quando ero piccolo giocavo al piccolo chirurgo, poi ho fatto il tecnico di radiologia per restare nel tema sanitario. A me mi sembra che quasi voglia giocare al piccolo magistrato e facesse un corso in magistratura, perché non può essere che ogni cosa vado in procura, vado alla Corte dei Conti. C'è il Consiglio regionale dove si fa un dibattito politico sano, serio, sui temi. A me piacerebbe confrontarmi sui temi. E purtroppo questo spesso non accade, perché si fa personalismo, consigli regionali 10 ore per decidere praticamente nulla, dove poi non si legifera e non si lavora per il nostro territorio e per la nostra gente. L'ultima domanda riguarda la prossima prospettiva elettorale, che non può slegarsi dal contesto europeo. Una filiera istituzionale che vede appunto il governo, la regione, diversi enti locali, enti sul territorio, e una prospettiva che è quella di un'Europa che vada a trazione sovranista, questo è il vostro obiettivo? Ma a trazione sovranista, io non ho paura del fascismo, del ritorno del fascismo, perché sono veramente, cioè, è come quando si ha il bimbo piccolo a casa e si dice attenzione, adesso viene la nonnina o la Befana, spesso si demonizzava la Befana, tant'è che poi quando era il 6 gennaio magari i bambini avevano paura a scuola che arrivasse la Befana. C'è un'Europa che va verso destra? Sì, è evidente questo. Io ho fatto la stessa analisi del voto delle regionali. Noi siamo stati bravi, abbiamo preso il 63%,
Il candidato presidente evidentemente è stato apprezzato dal popolo molisano, ma io dico che grossa parte di quel 63% ci è stato regalato anche dai contenuti politici della controparte. E questo avviene anche in Europa, dopo che governi anni e anni e anni alcuni paesi senza risultato, con risultati scarsi, è chiaro che c'è il vento del cambiamento, che non è il sovranismo, verso una classe politica diversa con dei modi di governare diversi da quelli che sono stati in atto fino ad oggi.